De Bortoli, Formigli, Canino, Bonino e Serze Cosmi saranno loro i principali protagonisti dell'edizione 2019 del Passioni Festival, che animerà l'area Eden ad Arezzo dal 4 al 7 luglio. Molti eventi, molte iniziative a tutto campo, da Ferruccio De Bortoli, Corrado Formigli, Fabio Canino e tanti altri, lo spettacolo finale di Andrea Scanzi il 7 luglio dedicato ai Pink Floyd. Eventi ad ingresso libero e poi ci saranno anche momenti legati alle degustazioni del vino, con le strade del vino, con l'ice e tante altre cose. Insomma, un festival più possibile ricco di offerte, di proposte e che cerca di parlare a un pubblico molto ampio. Estra sostiene con passione e tanta energia il Passioni Festival, una delle cose più belle che riusciamo a realizzare in questa città: tanta arte, poesia, letteratura, buon cibo, vino, musica eccezionale, ci sono tanti ingredienti, un bel palcoscenico, personaggi aretini e non aretini che creano fermento e attivano passioni comuni. ATAM, che è la società di parcheggi, proprio vuole avere la possibilità di collaborare per poter informare su come si parcheggia ad Arezzo, perché eventi come questi sono occasioni e quindi credo che contribuire alla vita di questo festival sia contribuire anche a un percorso di persone che vengono ad Arezzo e attraverso la rete dei social del Passioni Festival possano sapere come parcheggiare, quali tariffe, quali servizi, il car sharing, il bike sharing, tante altre cose. Il sipario si alzerà giovedì 4 luglio alle 18:15 con un momento musicale che vedrà protagonista la cantante aretina Laura Falcinelli. Io ringrazio tantissimo il Passioni Festival, tutti compresi ovviamente gli organizzatori, perché è un festival che io seguo da diversi anni, sono appassionata e trovo che sia una gemma nella nostra città. A chiudere questa edizione Andrea Scanzi, che domenica 7 luglio alle 21 racconterà i Pink Floyd. È una grande responsabilità, ma io se non mi complico la vita non sono contento. Posso dire che li conosco bene, che li amo da morire, che li ho sempre ascoltati, che ho pure intervistato Roger Waters e soprattutto posso dire che con me, è la cosa più importante, sul palco ci sarà una cover band bravissima. Quindi se io dirò anche delle sciocchezze, il pubblico godrà parecchio quando poi loro suoneranno i Pink Floyd.